Ciao ragazzi, bentornati sempre qui su Etecomania con Emilio Primavera. Allora, oggi, come avrete intuito da diverse cose, come titolo, maglietta a tema e scatola qui a fianco, parleremo di Lego. Allora, ero un po' indeciso se portarvi questo video sul canale perché in realtà non l'ho mai fatto, non ho mai portato Lego, nonostante io sia appassionato di Lego, ho costruito diversi Lego negli anni trascorsi. Ma per decidere ho chiesto direttamente a voi sul mio Instagram e avete risposto sì. Quindi oggi vi beccate la costruzione del mitico Saturn 5. Allora, non so se sapete di cosa stiamo parlando. Stiamo parlando del razzo Saturn 5, ossia quello che ci ha portati sulla Luna la prima volta nel 1969 e anche tutte le altre volte con le missioni Apollo. E ragazzi, il set è fantastico, è in scala, è un metro di missile, cioè stiamo parlando di un set veramente enorme, 1969 pezzi, e il set è il 2139 e comprende oltre al razzo anche il Luna Lander con i due astronauti che ovviamente rappresentano Neil Armstrong e Buzz Aldrin, con tanto di bandiera, veramente ragazzi un tocco di classe fantastico. Due parole su questo set specifico: attualmente è fuori produzione, quindi Lego non lo fa più, non lo vende più, non lo troverete più sul sito, negli store eccetera, purtroppo, ma si trova su eBay, io l'ho preso lì. E però ragazzi, vi sconsiglio di prenderlo oltre i 200 euro, poi se lo volete proprio allora ok, però io l'ho trovato a poco meno, ma molti ci speculano su, ovviamente, perché comunque è salito molto di valore essendo fuori produzione. Detto questo, cominciamo con la costruzione. Ok, questa sarà la postazione. Ho liberato un po' di spazio, anche perché ce ne vorrà di spazio. E qui c'ho pure la mia lampada Dyson che mi aiuterà. Devo solo girarla. Ok, accendiamo. Tac. E possiamo iniziare. Vediamo cosa c'è all'interno di questo magnifico set Lego. Leviamo i sigilli. Ok. E passiamo tutto il contenuto. Wow. Tanta roba, ragazzi. Tantissima roba. Non so quanto ci starò a farlo. Allora, sono, vi dico subito quanti sacchetti. Di qua c'è l'8, 12, credo siano 12, non vedo numeri superiori al 12, sì, 12 sacchetti, una marea ragazzi. Allora, direi di iniziare a vedere intanto il manuale, che nasconde sempre tante belle chicche, e mettere da parte tutto questo casino. Allora, Saturn 5 Building Instructions. Allora, numero 2139. Apriamolo, guardate che bello anche solo il manuale, ragazzi. Bellissimo. Ok, un'impresa anche aprire solo il manuale, ma ci siamo riusciti. Allora, dicevo, Saturn 5. Queste sono le istruzioni, il libretto di istruzioni, che all'interno di solito contiene anche alcune info interessanti. Vediamo se è vero. E infatti è così. Vedete, The Apollo Program, c'è tutta la storia ovviamente del lancio NASA di Apollo 11 con il Saturn 5 e il successivo allunaggio. Davvero interessante, poi me lo leggerò un po' tutto. Tra l'altro questo set è modulare, proprio come il razzo originale, fatto veramente veramente bene. E qui vedete Journey to the Moon, c'è tutto il viaggio del razzo fino alla Luna, tutte le fasi, veramente molto molto bello. Apprezzo queste cose di Lego,
quando le mette. Qua c'è il, penso, il designer a cui dobbiamo questo fantastico set, perché dovete sapere che questo è un set Lego Ideas, quindi c'è dietro un fan, un creatore che ha proposto il suo, diciamo, la sua costruzione a Lego. E una volta raggiunti 10.000 voti, poi Lego realizza davvero il set. Ovviamente magari lo modifica un po', lo migliora lì dove può migliorarlo, però è grazie a questo ragazzino qui, Felix Stiessen, che abbiamo questo fantastico set. E nulla ragazzi, adesso si inizia a costruire. Procediamo. Ok, ho ordinato le buste, le ho messe in ordine di numerazione. C'è un casino ragazzi, spero di finire quanto prima. Ovviamente in un giorno è impossibile, ci saranno diversi giorni di lavoro. Comunque, cominciamo. Allora, praticamente dalla 1 alla 6 riusciamo a fare mezzo razzo. E poi ovviamente le altre 6 serviranno a costruire tutto il resto. Bene ragazzi, cominciamo. Ah, piccola parentesi, non ricordo chi, ma consigliava di sistemare tutti i pezzi uguali, uno, diciamo così, uno sopra l'altro, così da velocizzare il tutto. Non so se sia vero, se si velocizza così, anche perché si perde tempo comunque a sistemarli, però proviamo. Ok, piccolo aggiornamento, ho fatto una pausa di qualche ora, sono uscito, sono tornato, però siamo a buon punto, guardate. Si inizia già a vedere qualcosa, in realtà sono solo alla quarta busta su 12, quindi ancora ci vuole un po'. Continuiamo. Primo stadio completato, siamo a metà dell'opera. Continuiamo.
Ok ragazzi, siamo al secondo giorno, ho preso un giorno di pausa, ovviamente in un giorno solo era impossibile montarlo, quindi ricominciamo, c'è pure la maglietta a tema, abbiamo già completato il primo stadio completamente e manca qualche cosina per il secondo stadio. E in realtà non manca tanto perché mancano solo tre bustine. Andiamo. Ok, secondo stadio completato, con tanto di motori. Adesso arriva il momento di aggiungerlo al primo stadio. È immenso, ragazzi. Tac. E anche il terzo stadio finito. Ok ragazzi, terzo giorno, potevo finirlo in realtà ieri, però ho avuto degli impegni, quindi la cosa si è allungata, perché in realtà è quasi completato, manca solo l'ultima bustina. Mi sa che è arrivato il momento di farlo. Interessante quest'ultima busta perché andremo a fare il Luna Lander, che è questo qui piccolino, la navicella con cui poi sono rientrati, e i vari supporti, nonché l'ultimo stadio qui. Ecco, questi sono i dettagli che mi fanno impazzire. Guardate come sono riusciti a fare la bandiera in scala, perché devono farla in scala, con questo unico pezzo stampato, veramente fantastico. Allora ragazzi, ce l'abbiamo fatta, il set è completo, è veramente fantastico, è uno forse dei set Lego più belli mai fatti, e purtroppo fuori produzione, lo trovate solo su eBay, non so se in futuro Lego lo riproporrà, speriamo. Detto questo, il video finisce qui, fatemi sapere se vi piace, vi porto anche il Luna Lander, il set completo. Ci vediamo alla prossima, ciao! Che poi in realtà andrebbe esposto così in orizzontale, infatti ci sono anche i piedini, e così com'è esposto al museo in America, con i vari stadi separati, anche perché si può notare più il dettaglio dei vari stadi. Bello, molto molto bello.